scandalo è nascosto da notizie di altro genere. È molto più importante raccontare per far credere a una vita tutto bene, basta che la squadra vinca. La politica è perfetta ed è inutile una firma. Ci hanno dato l'illusione di essere liberi di scelta, circondandoci di sogni finanziati da una serva. Ogni giorno ci racconta quella verità distorta dalla luce di un TG che ci azzera ogni qualvolta che cerchiamo una risposta, ottenendo una promessa resa vana poco dopo aver distrutto ogni speranza. L'incenerito riuccide, ma nessuno lo denuncia. Condannati in Parlamento, ma nessuno dà notizia. Un mafioso può far leggi senza mai scontare pena. Un giornalista è sotto scorta per l'informazione vera. Questa Italia scende in piazza e la si oscura per paura. Allora, anche su questa questione bisogna riportare il tema ai fatti. L'Unione Europea, il Parlamento, la Commissione Europea e il Consiglio non decidono la adesione di un paese o di un altro sulla base di simpatie. A me piacciono i turchi, dici, venite voi tutti con noi, o sulla base di antipatie, mamma di turchi, non lo vogliamo. L'Unione Europea ha stabilito dei criteri che valgono, si chiamano criteri di Copenaghen, che valgono per tutti i paesi che si candidano all'adesione, che sono valsi per Romania, per Bulgaria, per Grecia, per Cipro, per Malta, per tutti i paesi che nel corso degli anni hanno presentato domanda di adesione. Noi abbiamo dovuto fare uno screening rigorosissimo, che è durato anni, per verificare il rispetto di questi criteri. Sì, perfetto. Mario Mauro, che è del PD, la mia domanda sui parlamentari condannati la facciamo. Erminia, ma però devi prima non fare per altri 200 secondi, abbiamo lanciato l'idea degli eurobond, che sono eurobond, non secondo me ne va. Gli eurobond sono tutto, non è così. Personalmente sarei contro, sarei a favore, ecco, mi piace più prospettarmi a favore di tutto quello che è rinnovabile e pulito. Ciò non di meno mi colloco all'interno di un sistema neanche più paese, ma un sistema mondo che mi mette di fronte a delle sfide, e quindi responsabilmente, soprattutto come istituzione, hanno chiesto una risposta personale, l'ho data, come istituzione dico ho il dovere di confrontarmi con la sfida del nucleare, renderlo compatibile con le esigenze di tutela della salute dei cittadini e di salvaguardia dell'ambiente, capire quali sono i rischi, andare a fondo, avere certezza, ma si parla di nucleare di quarta generazione, andiamo a fondo, cerchiamo di renderci conto, perché alla fine il mondo nel quale viviamo è un mondo nel quale il nucleare esiste, è le nostre porte, lo sappiamo tutti, per cui la contaminazione, ove mai questi sistemi avessero questi effetti, noi l'avremmo già subita e la subiremo quotidianamente. Perché l'Italia ha detto di no al 30% alla riduzione? Perché sapete perfettamente che la questione energetica è una questione che afferisce alla esigenza di tutela dell'ambiente e della salute, ma viene discussa nei grandi tavoli fondamentalmente, purtroppo dobbiamo dircelo perché questa è la matrice che spinge tutti quanti i paesi a muoversi, da ragioni di natura economica. Collega Mazzoni, è l'Italia circondata da centrali nucleari, sempre la un incidente dovesse accadere, noi non siamo esenti da rischi. Noi abbiamo ascoltato tante richieste, soldi per l'agricoltura, soldi per la CE, una energia sufficiente. Eolico, fotovoltaico, la domanda, va bene, solare, d'accordo su tutto, facciamo tutto, sono a favore. Le scorie, quando si parla di centrale nucleare non si parla mai di scorie. Oggi non abbiamo ancora le scorie, siamo sei io qua. In Italia non c'è, proprio per questa ragione della filosofia del Nimby, un solo deposito idoneo di scorie. Abbiamo disseminato il territorio nazionale di tante discariche abusive. Le vecchie centrali nucleari dismesse non hanno ancora. Sì, ma le scorie dove le mettiamo? La storia della rave e della fava la sappiamo già. Ora le scorie dove le mettiamo? Nei boscadati. Dove? In Puglia? Metto d'ordine la domanda.
fatto una domanda lì ed è stato in gambissima a svingolarla sotto la domanda. Volevo chiedere ai signori parlamentari, europarlamentari, se almeno un po' vi vergognaste di avere a fianco dei condannati in via definitiva. Aldo Patriciello. Ce ne sono tre italiani, poi altri tre sono europei. In via definitiva, sì. Sicuro? No. Sì, sì, sì. Nel 2007 nel Parlamento italiano c'erano 24 condannati in via definitiva. Ora nel 2010 ce n'è 18, perché altri sono stati depennati, altri sono stati graziati, altri li abbiamo scortati in Europa. Non c'è una commissione di... Sì, ma se il cittadino non sa chi sono questi qua. Volevo chiedere sul fatto che nel Parlamento europeo ci sono 3-4 condannati in via definitiva. Patriciello, Borghezio. Sono condannati in via definitiva. Non lo sapevo, sinceramente non lo sapevo. Lo sapevo e comunque se. C'è una commissione che verifica io non lo sapevo questo fatto, posso accertare, però bisogna vedere adesso la normativa, non so quale sia la normativa rispetto ai motivi di ineleggibilità. Sinceramente non so se l'essere condannato in via definitiva è un elemento di impeditivo della. Un cittadino normale se ruba una mela non va neanche a un lavoro, non lo trova. No, lascia stare, deve essere la legge, lascia stare il buon senso porterebbe a dire quello che dici tu. Allora lo chiedo. Però una cosa è il buon senso e una cosa è la legge, se la normativa io non lo so, forse l'onorevole Tatarella possiamo parlare, ma non lo so. Ora chiediamo la signora. Scusi onorevole. Inserimento del divieto di candidature per i soggetti che abbiano processi in corso, e su questa petizione purtroppo il Parlamento europeo non ha competenza. No, ma lei sa che ci sono dei condannati in via definitiva? Ah no, esempio, Aldo Patriciello. No, non mi sono occupata dei... Mario Borghezio, quello lì che a Torino incendiò dei marocchini sotto un ponte, della Lega Nord. E ci sono dei cittadini che li hanno votati. Vabbè, ma i cittadini lo sapevano che questi erano mezzi criminali. Stop, miseria, fame e corruzione. Cosa posso fare? Presto andrò sicuro altrove. Armi e droga non mi avranno nessun costo almeno. Farò il pezzente ma potrò girare calmo e fiero. Temo, dei miei ricordi più incazzato adesso temo. Che la mente prenda spunto anche dal clero. Manca solo quello, poi ci giuro per davvero. Sicuro andiamo incontro al più terribile anno zero. Anno zero, il mondo è chiuso nel suo ego, anno zero.